Tutta questa preparazione, questi strumenti che voi state mettendo a disposizione, come li troviamo? Dove li possiamo raggiungere? Come sono disponibili? Noi li abbiamo messi sicuramente sul nostro Sul sito sito dell'associazione, che è che un'associazione scientifica, non a scopo di lucro, il sito è emdr.it, ma l'abbiamo messo a disposizione di tutti i nostri soci. Abbiamo 7.000 terapeuti che sono esperti, che a loro volta li diffondono. E soprattutto le stiamo mettendo a disposizione delle ASL, delle ATS, delle questure, stiamo lavorando molto anche a livello istituzionale, col Servizio Sanitario Nazionale, con i comuni e anche con altre istituzioni che sono a contatto con il cittadino. Quindi ci sono moltissimi modi per raggiungere le persone e fare questo adesso.